È un'estate italiana sotto il cielo dell'estate italiana, l'estate sta finendo e la chiamano estate, questa estate senza te, l'estate è finita, l'autunno incombe, fa un caldo comunque laconico, oserei dire, e sta per andare in scena una partita, ami, ma oserei anche aggiungere chevole, di hockey tra Cari Spezia Sarzana e Correggio, trofeo Luigi Bettone Gamma Group. Sono alla ricerca dei precedenti della scorsa stagione tra Sarzana e Correggio, perché francamente non ricordo, egli rimosse quanto accaduto allora. Sto cercando sul sito internet della federazione perché ho rimosso, e avendo rimosso non posso dire i risultati. Sono all'ottava giornata della scorsa stagione. Intanto gli arbitri, che sono Luca Molle di Viareggio e Matteo Righetti di Spezia, hanno dato il la si do re mi fa sol al match. Dicevo, l'anno scorso Sarzana e Correggio si sono affrontate e a Correggio Sarzana all'undicesimo turno vinse 6-2, una partita epica da parte dei rossoneri, che poi nel girone di ritorno a Sarzana, a parti ovviamente invertite, vero che però vinsero anche 10-4, quindi 6-2 a Correggio, 10-4 a Sarzana. E ora, trascorso un minuto di gioco in questa gara amichevole, vediamo che in pista per il Correggio ci sono davanti al portiere, che è il numero 1, Simone Scaltriti, ci sono con il numero 5 Enrico Zucchiatti, con il numero 2 Matteo Farina, mentre intanto interrompe l'azione Borsi, non riesce ad andare a segno. Ritorniamo sulla formazione del Correggio, c'è anche il numero 7 Tommaso Marchesini e il numero 8 Mirko Bertolucci, allenatore giocatore che da quest'anno appunto è approdato a Correggio. Nelle file rossonere invece, davanti a Simone Corona, vediamo con il numero 7 Danilo Rampuglia, uno dei due nuovi argentini acquisti del presidentissimo Maurizio Corona. Con il numero 11 c'è capitano Davide Borsi, numero 57 figlio il prodigo Chicco Rossi, Chicco non lo sa che quando segna fa godere la città. E poi c'è anche il numero 8 Francisco Ipinazar, l'altro acquisto del presidente Maurizio Corona. Tanto per ripetere, siamo a un esordio di telecronaca in questa stagione 2018-2019 davvero inglorioso. Sarà contento Luca Pastina, che può dire quello che vuole, ma noi ce ne battiamo. Va avanti Sarzana, giocati 2 minuti e 25 secondi, sempre 0-0 quando attacca Rampuglia. Va Rampuglia, lo scarico su Ipinazar, i due argentinos, scarica ancora per Borsi, la palla va fuori, ha cercato di impadronirsene Chicco Rossi, nulla da fare, recupera il Correggio che perde la pallina. Ipinazar, Rampuglia, Ipinazar, interrompe tutto Matteo Farina.
poi ha perfezionato Tommaso Marchesini, avanti il Correggio. Prova l'1-2, molto bella la trama tra Bertolucci e Marchesini. Ancora Mirko Bertolucci, taglia la palla ma con il fallo è Pinazzari in compagnia di Rampuia. C'è il fischio di Molli. La punizione, Farina, Bertolucci. Sempre Correggio in avanti, ancora Bertolucci, ancora lo scambio con Marchesini. Bertolucci, va Mirko, allenatore giocatore, poi Zucchiatti, dietro la porta, ancora Mirko, prova il numero Mirko, gli toglie la pallina Ipinazar, ancora Ipinazar, Rossi, Rampuia, Ipinazar, scambio ancora con Davide Borsi, 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 Borsi e Rossi, va Borsi, prova la soluzione personale, su di lui c'è Matteo Farina. Palla in mezzo di Rampuia, nulla di fatto, si ricomincia. Ancora Sardana con Borsi, pallina rimessa al centro per Rossi, scarica la conclusione di Rampuia, palla alta, toccati 5 minuti e 15. 0-0, anzi 4 minuti e 45 secondi. Rampuia, va Rampuia, dietro Rossi, Ipinazar, Rampuia, Borsi, Ipinazar, agisce per linea esterna e poi Borsi. Prova a far passare pallina, intervento di Scaltriti, il portiere del Correggio, poi ancora Ipinazar, rimette in mezzo, Rossi all'indietro, Rampuia, scarica su Borsi, mette in mezzo, allontana Farina, palla alta, interviene Luca Molli, palla rossonera. E ricomincia l'azione di Correggio con Zucchiatti che ha provato ad andare via sulla sinistra che poi alla destra, però se vista da destra era destra, se vista da sinistra è sinistra. Rampuia, scambio con Borsi, ancora Borsi dietro la porta, Rampuia chiama il servizio Rossi, preferisce scambiare col connazionale Ipinazar, ancora da Rampuia a Borsi. Mentre Farina va in pressing, ecco il numero 2, fermato dal blocco di Pinazzar, dalla parte opposta a Zucchiatti, non trova la porta. Poi ci prova molto opportunamente Marchesini, che non ha trovato anche lì lo specchio. Poi numero di Borsi, il fallo è stato commesso da Zucchiatti. Falli di squadra sono 3 Sarzana, 2 per Correggio. Nulla di fatto, ancora Borsi. Borsi lo scambio con Ipinazar, la parata di Scaltriti. Ancora Bertolucci, Mirko Bertolucci. Poi a mano già
Dall'altra parte in panchina c'è Ale Bertolucci, il suo Ubalov. Ma via, grandissima giocata, Rampuglia, Pinazzar, e Rampuglia, e Rampuglia, Esther gol di Rampuglia, Rampuglia, Danilo Rampuglia, Rampuglia, il gol del Rampuglia, il gol del Rampuglia, il gol del Rampuglia, 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 1-0 al sesto minuto e 25 secondi e 55 secondi, 1-0 di Rampuglia. E il Pinazzar, Sardana 1, Correggio 0. Rossi, lo scambio con Borsi. C'è la novità, mi sembra di arguire, io non chiedo a Antonio Benedetto, ma c'è Gaetano, scusa, Gai, ma sento quel wank, 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 sembra, mi sembra avere percepito quando tocca il pattino, vero? È vero? C'è il wank, wank, wank. Ancora Sazzana, con i Pinazzar. Sul punteggio della rete da 6.55 ha segnato Rampuglia ma non Michelangelo. Correggio avanti, Bertolucci, Farina. Zucchiatti fermato ancora da Rampuglia, la parata molto bene di Scaltriti. Dall'altra parte Mirko, ancora Mirko Bertolucci, che nella, con la maglia del Viareggio ne abbiamo visto compiere autentici prodigi, è vero Gaetano, veramente dei prodigi, che più prodigi di essi non esistono. Ancora Sazzana, Rossi, lascia la pallina a Rampuglia, scambio con il Pinazzar, ancora Rampuglia e il Pinazzar che combinano, di cotte e di crude, Salmastro, Mirko Bertolucci, va Mirko, rimette all'indietro, ha provato a concludere Marchesini, numero 7 di Correggio, i Ligabuensi. Intanto
Intanto è entrata una vecchia gloria dell'hockey, uno dei primi stranieri significativi dell'hockey italiano dell'ultima generazione, Pablo Jara, numero 4. Tanto in Pinazzar, Varampuglia, l'autore del gol, l'unico gol, barra marcatura, barra segnatura realizzata fino a questo momento. Borsi, piroette di Borsi, Fanny Ardan, ancora Jara, Pablo Jara, scambio con Zucchiatti. Prova la conclusione Corona, tanto è entrato nelle file rossonere anche Andrea Fantozzi, eccolo qua, altro nuovo acquisto, cambiata molto la squadra rossonera quest'anno. Non ci sono più Festa, Sergio Festa, grandissimo goleador, non c'è più quella forza della natura che era Xavi Rubio, non c'è più Francisco Rabal De Rinaldis, ci sono Andrea Fantozzi, c'è Francisco Pinazzar, c'è Danilo Rampuglia, gente che promette bene, ma molto bene. Intanto avete visto il tentativo di Pinazzar con Fantozzi che è andato a coprire la palla, ma c'è stato l'intervento di Luca Molli, quindi gioco fermo. 13 e 30 la conclusione del primo tempo, Santana 1 Correggio 0, per effetto della rete messa a segno da Danilo Rampuglia. C'è dunque il tiro libero, può pareggiare, tiro libero, punizione di prima, al 12:58 sulla palla Mirko Bertolucci, Bertolucci contro Corona. Dà il via a Molli e la parata di Corona. Ancora Mirko, poi Pinazzar, fermato da Farina. Pinazzar viene fermato.
ancora Mirko, perde la pallina ad opera di Pinazzar, ma va subito a recuperarla Jara, Pablo Jara. Farina, Jara, Farina, ancora Pablo Jara, cercato di mettere in mezzo, perde il controllo, poi è entrato Matteo Pistelli, la rantre dell'Ariete, Pablo Jara, Farina la parata di Corona, Farina para Corona, Corona para su Farina. 10:50 da giocare. Farina Jara, eccolo lo scambio, brava Pablo, non va, Chico Rossi, Davide Borsi, dietro c'era Rampuglia, è finito a servire Pistelli, ancora Rampuglia, Borsi, Rampuglia, va Rampuglia, ecco ho trovato, quando segnala di nuovo Rampuglia ho trovato la canzone per il gol di Rampuglia, non sarà Ramaya Rampuglia, anche perché viene male, i gol di Rampuglia saranno Rampuglia, gol di Rampuglia, gol di Rampuglia, ha segnato Danilo Rampuglia, e intanto no, ha segnato il Correggio, gol del pareggio. Va da sé, chi va da sé, fa per tre. Pareggio del Correggio, lo ha segnato numero 23. Sala al minuto 15, anzi 14, Secchi, anzi 16, anzi 15. 1-1 Sala. Dici 2-1, siamo 2-1, chi ha segnato il secondo gol? Nessuno. 2-1, come 2-1? Ma io... ancora il Correggio. Allora la telefonata di lavoro ci ha fregato, Gaetano, quando eravamo scollegati, noi avevamo visto il pareggio di Marchesini a Lotte 05 che ha preceduto il 2-1 di Sala. Quindi ribadiamo il marcatori punteggio, Saldana 1, Correggio 2, chiedo scusa agli amici, qua ricordatelo di inserirlo. La scusa ufficiale, ma purtroppo stiamo lavorando su due fronti, purtroppo, meno male. Purtroppo abbiamo sbagliato a dare il punteggio, non è mai successo.
Quindi Sardana 1, Correggio 2 per il effetto delle reti di Danilo Lampuia al 6,55, il pareggio di Marchesini all'8,05 e al 14,55 il 2-1 di Sala. Ora speriamo di non distrarci più. Borsi, Rampuglia, provato Rampuglia, non è riuscito a segnare. Borsi, ancora Sardana con Pistelli, Rossi prova la conclusione, la parata di Scaltriti, ancora poi Sardana avanti. Nulla di fatto, sempre Correggio con Cara, controllo di Sala, autore del gol del 2-1, Sala né Patrizio né Claudio, ma Enrico Rossi. Borsi, ancora Rampuglia, Rossi, Borsi, prova Borsi, la parata di Scaltriti, ancora Sala che difende molto bene la pallina, a 7 minuti alla conclusione del primo tempo. Sardana ancora, c'è un giocatore che ha subito un colpo, è rimasto fermo e Molli è andato a sincerarsi delle sue condizioni. Tutto bene per Zucchiatti, numero 5. Cinque minuti e 43 secondi alla conclusione del primo tempo. Rampuglia. Molto bene il Correggio. La conclusione tentata da Andrea Fantozzi, pallina attenzione che si consultano Luca Molli e Matteo Righetti, pallina affidata al Sarzana. Sì, Rampuglia. All'indietro Fantozzi. Wink, wink, wink. Si interrompe.
ancora in avanti Salzana, anzi correggio, Rampuglia, scambio con Pistelli, ancora Rampuglia, prova la percussione, non ce la fa, deve tornare indietro Andrea Fantozzi, scambio ancora con Rampuglia, un uomo a tutta pista, Pistelli, il Bobo Vieri dell'hockey sardanese, ancora provato poi Borsi, non è riuscito a penetrare quando mancano 5 minuti e 3 secondi alla conclusione del primo tempo. Fa ripetere Molli. Prova la conclusione, non la trova, però Andrea Fantozzi recupera il correggio con Cara, fa bloccare, pressing asfissiante di Andrea Fantozzi ordinato da Benzi, viene fuori benissimo il correggio, poi c'è stato l'intervento di Rampuglia in difesa anticipata all'ultimo momento, Matteo Pistelli insiste, Zucchiatti, bellissima questa fase del match con Corona che dice di no a Zucchiatti e ci riprova dall'altra parte Fantozzi, finta, bella palla per Borsi, grandissima parata da parte di Scaltriti, non c'è fallo dice Molli, lo scambio Borsi Rampuglia che non riesce a toccare sotto misura al volo Cara, 3 minuti e 55 alla conclusione del primo tempo, Salzana 1, Correggio 2. Quando recupera Danilo Rampuglia, l'argentino su Davide Borsi, ancora Matteo, Andrea Fantozzi, scambio Matteo Pistelli, Davide Borsi. C'è il fallo da parte di Sala. Molli va a ribadire la sua decisione, 3 minuti e 33 secondi a conclusione del primo tempo, velocissimo Rampuglia, non riesce a trovare la via della rete questo furetto argentino, tanto cade Ihara, recupera Pistelli, ancora Cara, spesso e volentieri avversario qui a Salzana, Rampuglia, Rampuglia è velocissimo, stavolta viene fermato da Zucchiatti, poi è rientrato anche Mirko Bertolucci dall'altra parte, Borsi, la parata ancora di Scaltriti perfeziona disimpegno il correggio a 2 minuti e 45 secondi a conclusione del primo tempo, primo tempo, secondo tempo, non c'è il terzo tempo, fischia Molli, la pallina è sardanese, Borsi, Rampuglia, Rampuglia la pallina per Fantozzi, ancora un super Scaltriti, veramente super, applausi da parte del pubblico sportivissimo rossonero sardanese valdimagrense, anche se Gaetano tu abiti in Valdivara praticamente, Valdurasca, dove? Dove? C'è Parana mi sa che dov'è? Forse Valdivara. Viviamo fuori dalla geografia, bisogna studiare la geografia. Hara, non sappiamo dov'è Sardana geograficamente, non sappiamo dov'è Correggio, non sappiamo dov'è Ceparana, dove risiede Gaetano Di Benedetto, non sappiamo dov'è Viareggio, dove risiede l'arbitro Luca Molli,
non sappiamo niente di niente e dobbiamo studiare, non come quelli del popolo dei social che credono di sapere tutto, questi profeti del nulla. Noi non sappiamo niente e ci pentiamo. Penitenziagite, fra Dolcino, intanto quasi al terzo gol, il Correggio non ce la fa. Fantozzi e Rampuglia, ancora una parata di Scaltriti, spettacolare il portiere ospite, ancora Rampuglia, ancora Scaltriti, stavolta Rampuglia e oserei aggiungere anche beccato da Pistelli. Dall'altra parte Corona dice di no, ha detto di no a Zucchiatti, che non era Zucchiatti ma era Gavioli, Gabriele Gavioli, che è entrato in pista. Vediamo cosa dice. Fallo di Zucchiatti, mancano 57 secondi alla fine del primo tempo. Sarzana avanti, sotto di 2-1, ricordo la successione delle reti, al 6:55 vantaggio sardanese con Danilo Rampuglia, che adesso ci riprova e prende il palo. Pareggio di Marchesini all'8:05, 2-1 di Sala al 14:55. Intanto dalla parte opposta ci prova Zucchiatti, mancano 36 secondi. Fantozzi, Rampuglia! 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 Ha segnato Danilo Rampuglia! Il gol del 2-2, Rampuglia! Ole! La doppietta di Rampuglia al 24-27, 2-2, Rampuglia! Rampuglia, ancora Rampuglia e ancora Scaltriti a dire di no, sei no no no, super Rampuglia che tiene in piedi il Sarzana, 13 secondi, ancora Rampuglia, ci prova Fantozzi, stavolta toglie le castagne dal fuoco della sua squadra Mirko Bertolucci. Ancora Rampuglia, gioco finito il primo tempo, 2-2, la doppietta di Rampuglia che ha aperto e chiuso le marcature di questa prima frazione al 6:55, vantaggio rossonero, pareggio di Marchesini all'8:05, 2-1 di Sala al 14:55, ancora Rampuglia al 24-27.